Si è svolta nella splendida cornice del Teatro della Fortuna la 28ª edizione della cerimonia di consegna delle borse di studio della Banca di Credito Cooperativo per l'impegno e il merito, rivolta ai giovani studenti, figli dei soci o dei dipendenti della BCC. Un evento dedicato alla memoria di Mirko e Monica Buttaroni, che persero la vita nel volo di ritorno dal loro viaggio di nozze. Commoventi le video interviste dei loro genitori con cui si è aperto il sipario dell'iniziativa. Le premiazioni sono state intervallate da video interviste di giovani studenti, tra loro presente a teatro Gaia Fileni, e dalle suggestive note della musicista, sassofonista e direttrice d'orchestra Valentina D'Arpetti, che ha incantato il pubblico con il suo sax sulle note di Tango Studio numero 3 di Piazzolla. Un evento importante per stimolare i giovani verso il loro futuro. Un evento importante, anche molto toccante, dedicato alla memoria di Mirko e Monica, un collega e una coppia di amici, tragicamente scomparsi 28 anni fa. E la banca ha trasformato questo evento tragico in una continuità di iniziative per i giovani. In 28 edizioni abbiamo premiato 3.331 ragazzi meritevoli e creiamo queste occasioni anche per intessere relazioni tra di loro, cercando di renderli sempre più protagonisti di un percorso scolastico, ma anche in prospettiva di uno sviluppo economico. Sicuramente è un evento importante per la nostra banca di attenzione al territorio, quindi lo continueremo sicuramente. È davvero un piacere premiare il merito di questi studenti e quindi abbiamo anche, insomma, il desiderio di conoscere meglio le loro storie, il loro percorso di studi e, per quanto riguarda i ragazzi più grandi, anche il percorso professionale che hanno appena intrapreso. E quindi da ormai 3 anni, oltre alle domande che rivolgiamo loro sul palco, abbiamo deciso di fare proprio delle video interviste, quindi andando magari a casa loro, ecco, in luoghi che in qualche modo li rappresentano, per conoscere meglio il loro percorso di studi ma anche di vita, e davvero ogni anno scopriamo che ci sono dei ragazzi veramente validi da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista umano. Un evento giunto alla 28ª edizione anche quest'anno è stato un grandissimo successo. Sì, c'è stata tanta partecipazione, tanta emozione, anche familiari, soprattutto per i ragazzi più piccoli, e quindi davvero una bella speranza per il futuro, ecco, di questi giovani.